pseudopolitica, bramosia, arroganza, l'unica logica, quella delle poltrone, è il ritratto che il sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano, fa del suo ex alleato di governo, David Favia, coordinatore dell'Italia dei Valori, nel giorno degli ex, ex vice sindaco Pesaresi ed ex assessore ai servizi sociali, Pirani, dopo le dimissioni dei dipietristi in giunta. Accoglie le dimissioni del vice sindaco e dell'assessore Pirani? Sì, sono state presentate, da quello che mi è stato riferito dovrebbero essere irrevocabili. Gramillano attacca il segretario dell'IDV Eusebi e il coordinatore Favia. Sono loro ad aver paralizzato l'azione di governo. Nella nota Gramillano scrive: ogni volta si diceva un no ad una richiesta normalmente legata ad un posto o alla nomina di questo o quell'amico, spesso neppure qualificato, ci attaccavano pubblicamente. La frattura appare ormai insanabile. Per restare in pista senza i dipietristi, Gramillano dovrebbe allargare la maggioranza all'UDC e a Sinistra per Ancona. La diplomazia politica sarebbe già al lavoro. O si fa l'allargamento oppure non si ha la maggioranza. Secondo il sindaco Gramillano, con la richiesta delle dimissioni dei due assessori, l'IDV avrebbe fatto fuori figure scomode. Oltre che il sindaco, l'obiettivo era anche qualche assessore che evidentemente stava lavorando bene e doveva essere allontanato. Tra le righe si fa riferimento al vice sindaco Pesaresi. Molti erano i lavori programmati, alcuni già iniziati, altri in procinto di essere iniziati, per cui insomma da questo punto di vista io esprimo un dispiacere come amministratore, diciamo, come chi si era impegnato con un'unica intenzione che era quella di fare gli interessi della città.